Telegiornale, sì, è ancora quel tema, è il l'IMU a far discutere, discutere davvero in maniera molto accesa il governo delle larghe intese. Tutto è iniziato ieri, ve lo abbiamo raccontato con le modifiche proposte da Saccomanni e con quel dubbio. Non si sa se sarà possibile eliminare totalmente l'IMU. È bastato questo per scatenare naturalmente moltissime polemiche, soprattutto dal PDL che già da ieri aveva detto no, non se ne parla neanche, si toglie del tutto. Questi erano i patti. Oggi ha parlato anche Silvio Berlusconi e questo ha ribadito con chiarezza. Attenzione, ha detto al governo Letta, a Letta soprattutto e al Partito Democratico, attenzione perché questi erano i patti scritti in quel nostro accordo che hanno fatto sì che potessero nascere le larghe intese, via l'IMU, via la tassa dell'IMU, non si paga in maniera totale. E però subito dopo questa precisazione di Berlusconi sono uscite le anticipazioni di una intervista ad Epifani che certo non rasserena il clima perché Epifani dice sbaglia Berlusconi. Nel discorso programmatico Letta non ha mai parlato di un'abolizione totale, ma ha parlato di una rimodulazione di questa tassa. Vedremo che cosa accadrà perché siamo sempre lì, insomma, sono intese che vanno avanti in maniera molto difficile, anche se oggi il Premier Letta è tornato a rasserenare e a dire sì, il mare è agitato, è in tempesta, è una navigazione difficile, ma siamo solidi, siamo determinati e andiamo avanti. Vedremo appunto quale sarà poi la soluzione, perché lo stesso Letta ha detto per l'IMU comunque una soluzione verrà trovata entro la fine del mese, la sintesi verrà fatta entro la fine del mese. Vedremo anche come e quanto potrà intervenire il Quirinale che oggi ha ricevuto i vertici del PD. Vi ricordo che alcuni giorni fa aveva ricevuto anche i capigruppo del PDL, oggi è stata la volta del PD per fare il punto, per parlare anche naturalmente di quello che accade, della questione dell'agibilità di Berlusconi, ma anche appunto dei punti programmatici di questo governo. Segnali di ripresa, ha detto Letta, però potrebbe essere un autunno caldo, insomma ancora c'è molto da fare. È passato tra l'altro oggi quel decreto del fare che ha al suo interno diverse ricette che promettono il rilancio della nostra economia e tutto questo lo vedremo insieme, così come vedremo anche le proteste che tornano in Egitto. Adesso la pubblicità, poi i titoli. L'IMU scatena nuove fibrillazioni nella maggioranza. Durissimo Berlusconi, l'imposta sulla prima casa va eliminata. È uno dei punti alla base dell'accordo di governo, dice il Cavaliere in una nota, rispondendo così al ministro dell'economia Saccomanni, che ieri aveva definito iniqua l'abolizione della tassa. Altrettanto dura la replica di Epifani. Berlusconi sbaglia, non si è mai parlato di abolizione dell'IMU nell'accordo di governo. Enrico Letta smorza i toni, troveremo la sintesi a fine agosto. Il Presidente del Consiglio intanto guarda con ottimismo al quadro generale dell'uscita dalla crisi, c'è una rinnovata fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia, ha detto il Premier che però ammonisce. Bisogna lavorare perché la crescita aiuti l'occupazione, altrimenti rischiamo un autunno caldo sul fronte delle tensioni sociali. Via libera definitivo alla Camera del decreto del fare. Nel provvedimento ci sono misure che riguardano fisco, edilizia, scuola, pubblica amministrazione con l'obiettivo di abbattere inefficienze e snellire la burocrazia. Il governo intanto accelera anche sulle privatizzazioni. Per il piano di dismissioni sarà coinvolta per la prima volta la Cassa Depositi e Prestiti che dispone di enormi risorse finanziarie. Confusione e polemiche nel PD sulla data di primaria e congresso. Il percorso politico che dovrà scegliere il nuovo segretario e il candidato premier si svolgeranno il 24 novembre, aveva detto la vicepresidente Sereni nella direzione di ieri. Poi la rettifica dei vertici del partito, la decisione verrà presa nell'assemblea di settembre, ma la componente vicina Matteo Renzi insiste, non si discute più, si farà il 24.
In Sicilia monta la protesta contro il nuovo contestatissimo sistema di rilevazione satellitare della base statunitense a Niscemi. Al termine di un corteo a cui hanno preso parte migliaia di persone si sono verificati scontri fra forze dell'ordine e attivisti no muos che tentavano di entrare nella zona che delimita la zona militare. Almeno un ferito tra le forze dell'ordine. E torna a salire la tensione in Egitto. In queste ore sono scesi in piazza in diverse città del paese i sostenitori del deposto presidente Morsi, imponenti le manifestazioni al Cairo, mentre al Fayoum, a sud della capitale, si registrano violenti scontri fra dimostranti e forze di sicurezza che hanno sparato per disperdere la folla. La situazione preoccupa la diplomazia internazionale. Buonasera di nuovo. Allora, è l'IMU, lo avete sentito, è ancora una volta la tassa sulla casa ad essere oggetto di contrasti molto accesi tra PDL e PD. Oggi è intervenuto anche Silvio Berlusconi e ha detto attenzione, perché era nei patti, era in quell'accordo che ha permesso far nascere di fatto il governo delle larghe intese. Non è assolutamente di questa idea invece Epifani, che ha detto non se n'è mai parlato. Letta nel suo discorso parlava di una rimodulazione di questa tassa. Presidente. Berlusconi avverte: l'IMU sulla prima casa e su terreni e fabbricati agricoli non si deve più pagare nel 2013 e negli anni a venire. Il giorno dopo la pubblicazione delle ipotesi allo studio del Tesoro per rivedere le tasse sugli immobili, con tanto di perplessità nero su bianco del Ministero su un'abolizione totale dell'imposta sulle prime abitazioni, il Cavaliere lancia il suo ultimatum con una lunga nota. È un impegno che abbiamo preso nell'ultima campagna elettorale, lo stesso che è alla base del governo di larghe intese per rilanciare i consumi e l'occupazione nell'edilizia. La nostra è una battaglia di libertà, scrive Berlusconi. Con il leader tutto il PDL, Falchi e Colombe, deciso a brandire il vessillo dell'abolizione della tassa sulla prima casa, su cui il PD continua a frenare, convinto che nella stretta dei conti pubblici sia da privilegiare piuttosto lo stop all'aumento dell'IVA. Vale il proverbio uomo avvisato e mezzo salvato, nel senso cioè che il governo non da oggi sa che questo dell'IMU è uno dei punti essenziali per quello che riguarda il PDL. Quindi è evidente che chi si mette di traverso rispetto all'IMO è qualcuno che evidentemente vuole del male al governo. Perché si ragiona nel quartier generale del PDL se rottura delle larghe intese deve essere, è bene che si consumi sull'IMU, con il PD nel difficile ruolo di difensore di una tassa pagata dall'80% degli italiani. Il modo per restituire al Partito Democratico, che insiste sul no un salvacondotto per Berlusconi, il cerino della crisi. Ma il segretario del PD Epifani, in un'intervista che uscirà domani sull'Unità, insiste. Berlusconi sbaglia. Nel discorso programmatico che ha ricevuto la fiducia del Parlamento, Letta ha detto superare l'attuale sistema della tassazione della prima casa e dare tempo a governo e Parlamento di elaborare e applicare una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto a quelle meno abbienti. Ora il governo, dice Epifani, su questa indicazione trovi una soluzione equa. Soluzione non semplice, che Letta si è impegnato a trovare entro agosto. Anche di questo, oltre che del futuro della maggioranza, dopo la sentenza della Cassazione su Berlusconi, Napolitano ha parlato oggi con Epifani e i capigruppo del PD in un colloquio al Quirinale. Allora, adesso una notizia che riguarda Berlusconi, soprattutto la sua condanna, la condanna della Cassazione, soprattutto l'intervista che è stata rilasciata dal giudice Esposito al quotidiano Il Mattino, perché il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, acquisita la risposta del primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce, ha incaricato l'ispettorato del Dicastero di approfondire tutti gli elementi relativi all'intervista rilasciata dal giudice Antonio Esposito al quotidiano Il Mattino sulla vicenda, come vi dicevo, dei diritti Mediaset. Allora, questo è il clima. Avete sentito nel servizio l'IMU, oggetto appunto di uno scambio molto acceso tra PD e PDL. Intanto però il Premier Letta ostenta ottimismo, dice certamente navighiamo in acque agitate, in mari tempestosi, però siamo determinati, andiamo avanti.
Non, io derubricherei queste polemiche a discussioni di merito importanti, perché stiamo parlando di questioni ovviamente delicate e importanti, che troveranno il loro punto di sintesi, ne sono convinto, alla fine di questo mese di agosto, quando sapete ci siamo dati e dobbiamo per forza presentarvi e presentare al Parlamento e agli italiani le soluzioni rispetto ai problemi che sono a scadenza in quel periodo, tra questi anche quello sulla prima casa. L'offensiva di Berlusconi sull'IMU non impensierisce il Premier. In questa fase non è fonte di ulteriore preoccupazione, ragiona Letta. Fa parte della dialettica politica, legittimamente il PDL rivendica una sua battaglia. Il dossier è sul tavolo ed è stato all'ordine del giorno di una riunione questa mattina con Saccomanni. Conferma che si lavora a una soluzione che metta d'accordo tutti. Il punto di partenza sono le 9 ipotesi pubblicate ieri sul sito del Ministero delle Economia, iniziativa a conoscenza di Palazzo Chigi. Non una tempesta, c'è il sereno dunque, ma l'intenzione di innescare un dibattito pubblico su un tema spinosissimo. Il Premier resta dunque fiducioso sulla tenuta dell'esecutivo. Noi siamo abituati a essere una nave che naviga sempre tra tempeste, onde, marosi, eccetera, però insomma la nave sta dimostrando di essere più solida di quello che i nostri detrattori generali pensano. A questo governo di larghe intese non c'è alternativa in questa fase. Certo, il Presidente del Consiglio non ha intenzione di farsi logorare, di stare al suo posto a qualunque costo. Lo ha ribadito anche ieri alla direzione del PD. Se il Paese non è credibile si rischia di disperdere. I primi segnali positivi che arrivano dall'economia, sottolinea la rinnovata fiducia dei mercati per l'Italia, dimostrata dallo spread ai minimi. Ma stabilità non significa staticità. Il governo andrà avanti se farà. Riprese e lavoro non possono essere distinti, la preoccupazione del Presidente del Consiglio. Bisogna lavorare perché la crescita non sia anemica ma sia legata all'occupazione. Da qui la soddisfazione per il piano di investimenti della Cassa Depositi e Prestiti, ma anche la preoccupazione per i pericoli di un possibile autunno caldo. È una crescita, una ripresa che auspichiamo, di cui si vedono segnali, ma dentro un clima sociale molto faticoso e pieno di difficoltà delle quali siamo consapevoli e che vogliamo affrontare, e soprattutto c'è bisogno di legare la crescita al lavoro, perché il rischio di un autunno e di un 2014 in cui riparte la crescita ma disaccoppiata rispetto alle dinamiche occupazionali è secondo noi il rischio più grande, quindi dobbiamo fortemente lavorare. E chissà invece se ci sarà un rischio per il Partito Democratico, che è alle prese con un giallo, forse, non si sa, però ieri si sa che c'è stata la direzione del partito, una direzione molto veloce, e con una data che era uscita da quella direzione, però le comunicazioni post direzione del giorno dopo sembrano andare in diverse appunto direzioni, ed è un po' confusione. La data delle primarie c'è, ma è in forza, è quella del 24 novembre, indicazione sfuggita ieri in direzione alla vicepresidente bersaniana Marina Sereni, con i vertici che hanno tentato di fare subito dietro fronte e rimandare tutto all'assemblea, quella si fissata per il 20 e 21 settembre. Renzi e i suoi tengono il punto, la data ormai c'è. Non si tratta di una questione di puro calendario, legata alla guerra delle date c'è quella della leadership, con lo Stato Maggiore, vedi Bersani ed Epifani, che tenta di ostacolare l'OPA di Renzi e di allontanare congresso e primarie che aprono di fatto le porte alla scalata. La battaglia è aperta, la divisione è così profonda che i due vicepresidenti del PD non trovano l'intesa su un comunicato e ne producono due di segno opposto. La Sereni, la prima a pronunciare la data, frena. Dal comunicato ufficiale con la sua firma sparisce qualsiasi riferimento al 24 novembre. Scalfarotto renziano invece insiste, il giorno c'è. Ma le primarie si terranno il 24 di novembre, era una riunione formale e quindi evidentemente io considero che quella sia la data e invito appunto la presidenza del partito, a sensi di statuto, a convocare il congresso per le date che congiuntamente sono state approvate ieri sera. La marcia indietro finisce nel mirino dei renziani, i vertici aspettino pure Godot, nel frattempo organizziamo il congresso il 24 novembre come stabilito, spiega il senatore Marcucci. Non si può bloccare la democrazia perché qualcuno teme il risultato, dice un fedelissimo.
Con loro si schiera anche una fetta del partito che va dai giovani turchi ai prodiani. Frena invece l'ala governista. Più importante della data del congresso è un progetto per il paese, dice il ministro Andrea Orlando. La confusione interna è alimentata dall'incertezza sulle prospettive. A settembre si capirà se il governo può andare avanti o se il paese è già proiettato verso il voto. Nel secondo caso i vertici puntano a congelare il congresso e magari celebrare primarie solo per la premiership. Corsa nella quale potrebbe rientrare in partita lo stesso Letta, che ieri in direzione ha dato l'altolà a quanti tra i suoi vorrebbero chiudere qui ed ora l'esperienza di governo con Berlusconi. Se si torna a votare adesso con il Porcellum, le grandi intese saranno inevitabili. Messaggio che ha anche un altro interlocutore, Renzi, perché è il sottotesto. Non è detto che il Premier non punti al bis. Allora, lo ha detto anche Letta oggi, lo ha ricordato, la Cassa Depositi e Prestiti avrà un ruolo nel piano di privatizzazioni che il governo intende presentare in autunno, un nodo cruciale anche questo per il rilancio, un gigante pieno di soldi, molto più di un tesoretto. E allora vediamo che cosa contiene questa cassa. Succede tutto questa mattina alle 11 più o meno. L'Italia si scopre d'un tratto ricca, liquida, con tanti soldi da investire. 95 miliardi di euro, dice Letta, sorpresa, il 6% del nostro PIL. Comunque 24 volte il costo dell'abolizione dell'IMU, per cui i soldi non sembrano esserci mai. Altro che tesoretto, è un tesorone, ce lo metterebbe la Cassa Depositi e Prestiti, gigante che qualcuno oggi, alle 11 più o meno, ha risvegliato dal letargo. Per lei un ruolo centrale nel piano di privatizzazioni e attrazione di investimenti in autunno. Ma la cassa come fa ad avere tutti questi soldi quando intorno sembra esserci il deserto? Il primo azionista è il Ministero dell'Economia, poi ci sono le fondazioni bancarie. Si può veramente dire che è un forziere di Stato, probabile anzi sia l'ultimo rimasto sano fin qui. Con il mondo che crollava il suo nel 2012 è stato un bilancio da incorniciare. 139 miliardi di disponibilità, 233 di raccolta postale, poco meno di 3 miliardi di utile. La cassa poi è azionista di tante società importanti, quotate come Eni, Terna, Snam. Qui prende un sacco di dividendi, ma ha il cappello anche su non quotate, come il Fondo Italiano di Investimento, oppure la SACE, la Fintecna. Questa liquidità straordinaria, tradizionale, italianissima, ora così necessaria e decisiva, deriva però da una fonte di raccolta e rifugio, storica e precisa, il risparmio postale, sia in libretti sia in buoni fruttiferi. È questa, si legge sul sito, che permette alla cassa di perseguire la sua missione istituzionale, finanziare la crescita del paese, che Letta oggi con terminologia d'avanguardia ha ribattezzato missione sviluppista testuale. Il piano della cassa, approvato il 1 agosto, è stato presentato oggi, smuoverà miliardi per enti, infrastrutture e imprese. Da anni si cerca di tirarla in ballo la cassa, di metterne a frutto i denari. Non siamo mica Babbo Natale, ha detto il presidente Bassanini, noi non diamo soldi a fondo perduto. Ma intanto il governo si è impegnato a rimuovere alcuni limiti per essere simili a Francia e Germania. 95 miliardi di euro, che cifra? Fa ragionare, fa trovare compromessi, ma impone certezze, perché sono tanto i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, quanto soprattutto degli italiani che tengono i risparmi alle poste. Pensionati, giovani e meno giovani, chiamati in soccorso dell'economia italiana. Semmai alle 11 di questa mattina non era ancora chiaro, ora magari lo è un po' di più. Allora, il governo procede determinato, così ha detto il Premier Letta, ha ottenuto il via libera anche il decreto del fare, è arrivato il sì della Camera e quindi è legge ed è quel decreto che dovrebbe contenere tutte quelle misure o almeno in gran parte le misure per rilanciare l'economia del nostro Paese. Vediamo quali sono le principali. Il decreto del fare su cui il governo ha puntato per credibilità e tenuta oggi è diventato legge. Ma che cosa c'è dentro? Le novità vanno dal fisco all'edilizia, alla giustizia, ai lavori pubblici, all'energia, solo per citare i capitoli più rilevanti. Con una regola che vale per tutti, in ogni settore sono previsti tagli e alleggerimenti burocratici. Tema caldissimo Equitalia, non potrà espropriare i beni essenziali. Diventa così intoccabile non solo la prima casa, ma un insieme di beni che saranno individuati dal Ministero dell'Economia con l'Agenzia e l'Istat. Ci saranno anche tempi più lunghi per i pagamenti erariali. Scelta confermata nel giorno in cui, d'altra parte, il Ministro della Funzione Pubblica D'Alia ha firmato una circolare per verificare lo stato d'avanzamento dei rimborsi della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sbloccarli con maggiore rapidità.
Restando la pubblica amministrazione, si tagliano i compensi dei dirigenti del 25%, solo nel caso in cui non rispettino già il tetto fissato intorno ai 300.000 euro, stipendio del primo presidente della Cassazione. Snellimenti non solo economici, ma anche al passo con i tempi. Addio a carta e inchiostro del fax e via libera le comunicazioni esclusivamente via mail. Sugli edifici torna la possibilità di modificarne la sagoma esterna con la segnalazione certificata di inizio attività, ad eccezione dei centri storici, su cui spetterà ai comuni l'obbligo di individuarne le aree nelle quali non è applicabile. Decorso il termine, a decidere sarà un commissario ad hoc. E sempre ai comuni andrà anche la messa in sicurezza delle scuole. I sindaci commissari avranno a disposizione in totale 450 milioni sul biennio 2014-2016. Sempre i primi cittadini potranno rimanere parlamentari se eletti prima di settembre 2011, ma solo per i comuni tra i 5 e 20 mila abitanti. In tema di risparmio per le famiglie, un po' di fiato arriverà dalle multe. È previsto uno sconto del 30% per quanti pagheranno entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Sarà possibile farlo addirittura con carta di credito, pagando però una commissione bancaria di 5 euro. A luglio l'inflazione aumenta dello 0,1% su base mensile e resta stabile all'1,2% su base annua, lo rileva l'Istat, aggiungendo che l'inflazione acquisita per il 2013 è pari all'1,2% e sottolineando che i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori, il cosiddetto carrello della spesa, diminuiscono nel mese di luglio. Che quelli a venire saranno mesi intensi per l'economia e la politica ne arrivano da più parti. Iniziamo dall'inflazione. A luglio è rimasta stabile, ma spiegano i tecnici del Codacons, il costo del carrello della spesa per i generi di maggior consumo è aumentato su base tendenziale del 2%. In cifre significa che una famiglia di tre persone alla fine del 2013 avrà speso 279 euro in più dell'anno precedente, una cifra che è superiore di 54 euro alla media della contestatissima IMU. Carrello degli acquisti più caro, dicevamo, in un contesto dove di soldi in più in busta paga i dipendenti della pubblica amministrazione, della scuola, della sanità non ne vedranno, almeno sino alla fine del 2014. E allora lavoratori e sindacati degli statali si preparano alla guerra, perché il rischio è di finire rosolati a fuoco lento. I contratti sono bloccati dal 2009 e ora il governo ha deciso anche il fermo degli scatti di anzianità. Un colpo basso arrivato da Palazzo Chigi, tuonano un po' tutti, rinvigorendo almeno a parole per ora un fronte sindacale già pronto allo sciopero generale per il prossimo 18 ottobre. Insomma, come avvisavano dall'Unione Sindacale di base, non sarà caldo solo l'autunno, ma l'intero 2014, che si annuncia difficile anche per la sanità, oltre che per la scuola di servizi. Anche qui contratti fermi a 4 anni fa. Di recente una protesta che ha paralizzato il paese per 24 ore lo scorso 22 luglio, ma di risposte dal governo se ne sono viste davvero poche. Una vicenda, quella della sanità, che i sindacati di settore giudicano ancora più grave, visto che attaccare le casse del sistema sanitario e dei suoi dipendenti e attaccare anzitutto un diritto dei cittadini tra i più delicati. Allora, adesso ci occupiamo della vicenda che ha visto coinvolta la ministra Josefa Idem, che un mese e mezzo fa si è dimessa dal titolare del Ministero delle Pari Opportunità per una storia di tasse sulla sua casa palestra non pagate. Ora quella vicenda si è conclusa, almeno per la parte fiscale locale. La Idem ha versato nelle casse del comune di Ravenna una somma di poco inferiore a 3.000 euro relativa a quote di IMU e ICI non pagate tra il 2007 e il 2012. Per gli anni precedenti tutto invece è andato prescritto. Adesso invece la cronaca ci porta in Sicilia per qualcosa che nella giornata ha assunto via via dei momenti e degli attimi anche che sono sfociati con tafferugli e tensioni, la protesta degli attivisti dei comitati No Muos, il sistema di comunicazioni satellitari che da ieri sera si erano arrampicati sulle antenne appunto per manifestare la loro contrarietà all'installazione di questo sistema a Niscemi, e ci sono stati, come vi dicevo, anche attimi di tensione e tafferugli.
Gli scontri tra attivisti No Muos e forze dell'ordine sono cominciati poco fa a Niscemi durante la manifestazione contro il sistema satellitare di difesa statunitense. Alcuni militanti hanno cercato di occupare la base tentando di abbattere la rete che delimita l'area militare. Il clima si è surriscaldato, ne sono nati tafferugli con le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Poi un centinaio di manifestanti sono riusciti a sfondare la recinzione e ad entrare nella base. Un militare della Guardia di Finanza è rimasto ferito ad una gamba. Lanciato anche un bengala contro un elicottero della polizia. 5.000 in corteo, secondo gli organizzatori, meno della metà per la questura, sono venuti da tutta Italia, mamme con i loro figli, studenti, militanti, i sindaci del circondario, tra loro anche le bandiere dei Notav. È il giorno della mobilitazione nazionale contro il Muos. La marcia contro il sistema di comunicazioni satellitari gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dopo una notte di tensione con 10 attivisti che si sono arrampicati sulle antenne di questa struttura. Uno solo di loro è sceso, gli altri sono rimasti per tutto il giorno a 20 metri di altezza e rischiano una denuncia per essere entrati in modo arbitrario in una zona militare. Tra loro c'è anche Turi Vaccaro, il pacifista che in passato si è scagliato più volte contro le forze dell'ordine e che continua lo sciopero della fame. Il corteo anti-Muos ha percorso circa 2 chilometri da Contrada Vituso fino ai cancelli della base militare statunitense nel cuore della riserva naturale della Sughereta. È qui che dovrebbe nascere il sistema di antenne satellitari del governo degli Stati Uniti, i cui lavori potrebbero riprendere da un giorno all'altro dopo l'annullamento della revoca alle autorizzazioni da parte della regione. Una marcia indietro, quella del governatore della Sicilia, Crocetta, che il 30 marzo aveva ordinato lo stop dei lavori e 2 settimane fa era tornato sui suoi passi, provocando le ire della popolazione che ha deciso di scendere ancora una volta in strada, scandendo slogan contro il presidente della regione, contro il governo nazionale e quello degli Stati Uniti. Un braccio di ferro tra governo ed enti locali, passato anche attraverso ricorsi al giudizio dei magistrati del TAR. Lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che parla di parametri di legge rispettati nelle misurazioni e di rischi non significativi per la popolazione, non basta a rassicurare i comitati No Muos. Né basta la cautela del Ministero della Difesa, che per ora subordina l'avvio effettivo dei lavori al via libera definitivo delle autorità sanitarie e di protezione ambientale. Il timore diffuso tra i manifestanti è che quegli impianti possano provocare gravi danni alla salute dei cittadini e all'ambiente con l'emissione di onde elettromagnetiche nocive. Per questo i No Muos sono tornati a chiedere di fermare il progetto. Adesso invece andiamo in Egitto, dove riesplode la protesta con scontri tra i sostenitori del presidente egiziano deposto Morsi e la polizia. Sono avvenuti e sono tuttora in corso in diverse zone a sud del Cairo. La piazza grida ritorno, ritorno per invocare il deposto presidente Morsi. Riesplode la rabbia in Egitto anche nel venerdì, giorno di preghiera dell'Islam. La celebrazione del secondo giorno dell'Eid al-Fitr, la fine del Ramadan, e gli appelli alla moderazione lanciati dal primo ministro di interim, il Beblawi, dunque non sono bastati a fermare la protesta. Non parlare con me di riconciliazione quando si sta uccidendo il popolo egiziano ed hanno rapito il nostro presidente è la risposta dura di un portavoce dei Fratelli Musulmani salito sul palco della piazza. La coalizione per la difesa della legittimità, che raggruppa diverse formazioni filo-islamiste, fino dalla mattina aveva esortato i manifestanti a partecipare alle diverse marce in programma una volta conclusa la tradizionale preghiera. E la folla sembra avere raccolto l'appello. Migliaia di manifestanti, raggruppati in una trentina di cortei, sono sfilati per le vie del Cairo, andando ad occupare le due piazze, simbolo della rivolta, Rabaa e Nahda. La cosa più importante che gli egiziani devono fare adesso, dice questo sostenitore di Mohamed Morsi, è tenere il punto fino a che le nostre richieste non saranno accolte. C'è una grande pressione sui sostenitori della dittatura, sono alla ricerca di una via d'uscita che però non riescono a trovare. Non c'è via d'uscita se non nel ritorno del nostro presidente. Già dalle prime ore del pomeriggio si sono registrati scontri anche violenti non solo nella capitale ma anche in altre città del paese, dove i sostenitori di Morsi si sono affrontati con le forze di polizia. Almeno 30 le persone rimaste ferite a Fayoum, cittadina a sud del Cairo, dove i militari hanno lanciato lacrimogeni ed usato le armi per disperdere i manifestanti. Scontri anche ad Alessandria, già teatro di violenti tafferugli nei giorni passati. La crisi egiziana preoccupa molto anche le cancellerie internazionali. Il ministro degli esteri, Emma Bonino, ha annunciato il rafforzamento della sicurezza per la nostra ambasciata al Cairo, mentre il presidente turco Gül ha chiesto il rilascio di Morsi ed un rapido ritorno alla democrazia.
L'Ayatollah Khamenei, guida spirituale dell'Iran, si è detto preoccupato dal rischio di una guerra civile dalle conseguenze estreme. E la partenza dal Cairo dell'inviato speciale dell'Unione Europea a molti è sembrato un fallimento evidente della diplomazia di trovare una via di uscita alla crisi. Ci fermiamo per la pubblicità. Allora, non ci sono altre notizie, lasciamo subito la linea a In Onda Estate da Luca Telese. Ci sono Mara Carfagna e Dario Nardella, esponente del Partito Democratico. Noi, se volete, ci vediamo domani sera. Arrivederci.